organizzato da CCDU. Oggi davanti a voi avete proprio quello che viene chiamata nel settore rete. Abbiamo qua proprio un pool di persone che ognuno metterà a frutto la loro esperienza, la loro professionalità. Andiamo a presentare uno a uno, intanto il signor Silvio De Panti, vicepresidente CCDU, poi man mano presenteremo anche tutto quello che hanno fatto e quello che soprattutto faranno. Al mio fianco la professoressa Vincenza Palmieri, psicologa e pedagogista, presidente e fondatore IPEF, Istituto Nazionale Pedagogia Familiare. Al mio fianco l'avvocato Francesco Miraglia, penalista del Foro di Modena. E Miraglia, Francesco Miraglia. E poi abbiamo anche il dottor Marco Bertoli, che viene direttamente dal Centro Salute Mentale di Gorizia, che dunque anche lui darà prova di quello che si può fare contro i psicofarmaci. Do la parola innanzitutto a chi sono organizzato, a CCDU e dunque al vicepresidente Silvio De Panti, che vi ricordo che è da 30 anni che lotta per i diritti umani, per i diritti dei bambini, della famiglia e soprattutto il no ai psicofarmaci. Ha iniziato negli anni 90 una lunga battaglia e insomma lui è quello che rappresenta la famiglia e l'associazione a cui ci si può rivolgere in caso di aiuto. Passo proprio la parola al signor De Panti. Bene, grazie Monia e intanto benvenuti da parte mia, da parte dell'associazione e del comitato di cui ho il piacere di essere vicepresidente da tanti anni. Questo è un tema che ovviamente un convegno o quello che a me piace più chiamare una chiacchierata si sente perché mi sento rimbombare un po', va bene. Ci vorrebbero molti giorni, io cercherò di essere stringato perché vorrei che parlassero gli ospiti. Noi siamo tutti quanti e tutti i giorni, con mansioni diverse e ruoli diversi, siamo in quella che io da tanti anni chiamo trincea. In trincea combattere contro gli abusi più vigliacchi che ci possano essere, gli abusi più vigliacchi che nel campo della salute mentale vengono commessi, sono quelli connessi al tema proprio di oggi, i bambini. La lobby costituita dalle più importanti multinazionali farmaceutiche costituisce chiaramente un vero e proprio colosso economico e finanziario. Queste sono dei dati importanti che vorrei che riuscissi a trasmettervi. Qui non si parla di complottismo, non si parla di cose astruse, si parla di fatti che sono presenti tutti i giorni e che tutti quanti possiamo vedere senza essere peraltro degli specialisti nel campo. Questa lobby è in grado di esercitare una fortissima pressione sul mondo politico e sul mondo mediatico. Il DSM, che penso che tutti quanti sappiate che cos'è, e comunque per quelli che ancora non lo sanno, è quella che viene chiamata la Bibbia psichiatrica, un librone che contiene tutte le patologie a livello psichiatrico che esistono. Periodicamente questo libro viene aggiornato, vengono tolte e messe delle nuove malattie o dei nuovi disturbi. Questo libro ne è la prova anche un video che noi offriamo alla mostra che abbiamo nell'Alto Stabile. Abbiamo denunciato con questo video come questo libro viene redatto e potrete vedere che nella redazione di questo libro non vi è alcuna scientificità che premette a qualcosa di positivo o alle cosiddette guarigioni.
Il DSM detta linee guida, individuando taluni atteggiamenti che una volta erano considerati normali, risvolti di vita trasformati in patologie da medicalizzare. Ecco per questo motivo il connubio che c'è tra psichiatria, industria farmaceutica e media ha visto nel DSM moltiplicarsi negli anni a dismisura le malattie da curare, i disturbi da curare, soprattutto nei bambini. Ve ne elenco alcune: ADHD, DSA, depressione, disturbo bipolare e via dicendo. Penso che in questa sala ci siano persone che si avvicinano più alla mia età e che possono testimoniare che quando loro andavano a scuola vi era l'identica situazione di adesso. Nella loro classe c'erano i bambini più bravi, i bambini meno bravi o i famosi bambini intelligenti ma che non si applicavano. Questo è un classico dei rapporti tra la famiglia e gli insegnanti, no? È bravo, intelligente, ma non si applica. Allora c'erano già, 50 anni fa c'erano già. Adesso se un bambino in seconda elementare non è capace a leggere correttamente, viene in qualche maniera, rischia di venire instradato su dei percorsi che portano un grosso rischio ad essere considerato un handicappato in poche maniere. Ogni comportamento che esula dalla normalità deve essere medicalizzato. Ribadisco un concetto che porto avanti da tanti anni e faccio la classica domanda che faccio sempre: c'è qualcuno in questa sala che non ha mai avuto problemi, che non è mai stato male? E quando parlo stare male intendo qualcosa che non sia fisico. Se c'è qualcuno, alzi la mano. Come sempre, nessuno alza la mano, perché ognuno di noi vive le sue giornate in maniera diversa. Ovviamente questi stati d'animo possono cambiare a seconda delle difficoltà della vita. Lo stesso succede negli adulti e lo stesso ovviamente succede nei bambini. Solo che ad ogni invenzione di una nuova malattia ne consegue un'impennata nella vendita di un determinato o più determinati farmaci. Così vediamo che un farmaco che si chiama metilfenidato, conosciuto col nome commerciale di Ritalin, è un farmaco che fattura solo negli Stati Uniti circa $1 miliardo all'anno per vendite solo di questo farmaco, per curare peraltro un disturbo o malattia, o chiamiamolo come vogliamo, che noi diciamo che è stato inventato. Noi diciamo che, noi sosteniamo che questa malattia fa parte di un'enorme operazione di marketing che inizia dall'invenzione di una malattia, prosegue con questa falsa soluzione e arriva al consumatore diretto, in questo caso dei bambini, con delle conseguenze molto spesso nefaste, per curare un qualcosa che non esiste, o meglio, nessuno ha ancora fornito, nonostante le nostre richieste, uno straccio, un minimo straccio di prova scientifica che dimostri che questa malattia deriva dalle motivazioni che ci vengono falsamente indicate. E si arriva al punto in cui le diagnosi vengono stilate consultando manuali, pensando per niente all'ascolto dei bambini. Io so che chi mi seguirà
ha fondato i motivi del suo aiuto sull'ascoltare i bambini, ascoltare che cosa hanno da dire. E il crimine più grosso è non ascoltare i bambini, ascoltare direttamente e sapere perché. Perché di bambini che ovviamente creano problemi ci sono, non lo neghiamo. Però qual è la soluzione da adottare nei confronti di questi bambini? Riempirli di droghe. Riempirli di droghe che poi nel futuro possono avere degli effetti collaterali, e non è a caso il titolo che abbiamo messo per la conferenza di oggi. Anzi, vi faccio una confidenza, il punto interrogativo nel mio titolo iniziale non c'era. Qualcuno l'ha messo e vabbè, lo lascio così. Psicofarmaci, la mia prima droga, era il mio titolo, non la mia prima droga col punto interrogativo. Perché molto spesso vediamo che gli effetti collaterali di questi farmaci, quando non sono ancora peggiori, possono creare l'anticamera della futura tossicodipendenza dei bambini. Questo da cose che noi incontriamo giornalmente a livello internazionale sul campo, non sui libri, non sui testi, ma dall'esperienza diretta che noi abbiamo con bambini e famiglie. Un bambino, la cui diagnosi per quel bambino viene fatta consultando i manuali, per cui A è uguale a B, B è uguale a C, e non si rende conto che non è tutto così schematico, che ogni essere è un'entità a sé e ogni essere deve essere visto per quello che è, non per quello che c'è scritto nel DSM. E l'ascolto del bambino in un rapporto onesto dovrebbe essere essenziale per decidere in che modo questo bambino dovrebbe essere aiutato. Sempre i miei compagni di viaggio vi daranno la loro esperienza di quanto molto spesso i genitori e la famiglia contino fondamentalmente in quello che il bambino fa e nelle sue reazioni, che magari non sono così razionali come uno vorrebbe. Per cui il non ascolto del bambino arriva al paradosso di un caso che abbiamo incontrato alcuni mesi fa, di un bambino di 7 anni, la cui mamma, durante un convegno svolto a Milano, ci chiese aiuto per questo bimbo e ci raccontò la sua storia. 7 anni, ricoverato in psichiatria all'ospedale di Brescia, in neuropsichiatria infantile, prendeva 4 tipi di psicofarmaci diversi al giorno. Nessuno di questi psicofarmaci, peraltro, era, da indicazione della casa produttrice stessa, nessuno di questi farmaci era indicato per un bambino così piccolo, eppure gli veniva dato lo stesso dall'ospedale Riuniti di Brescia. Abbiamo ascoltato la mamma e abbiamo ascoltato la storia della mamma e soprattutto di questo bambino. Ve la voglio raccontare perché è emblematica. Questo bambino, un paio d'anni prima di iniziare questo calvario in psichiatria, arriva a casa dall'asilo e dice candidamente alla mamma che cosa la suora dell'asilo gli aveva fatto. Lascio alla vostra immaginazione naturalmente quello che poteva essere, perché sinceramente provo del ribrezzo solo a pensarlo. Comunque questo bambino aveva ricevuto un pesante abuso. La mamma si rivolge all'autorità e gli viene risposto che questa persona che sarebbe la colpevole di questo pesante abuso nei confronti di un bambino di 5 anni era al di sopra di ogni sospetto e di conseguenza non c'era niente da fare, il bambino non diceva la verità.
questo bambino non creduto comincia una storia di irrequietezza, ovviamente. Comunque comincia uno stato in cui chiunque di noi adulti sarebbe veramente seccato se continuasse a lamentarsi di un torto subito, di un abuso subito, e nessuno gli credesse. Immagino ognuno di voi presenti qui dentro se continuasse a non venire creduto, ma non solo, neanche ascoltato. E noi abbiamo potuto appurare che questo bambino diceva la verità per un motivo molto semplice, che non ci vuole Freud o altri luminari dell'analisi, della psicanalisi, per capire che se un bambino continua ininterrottamente a raccontare la storia senza cambiare i particolari, senza cambiare niente, sempre gli stessi fatti, non sta dicendo la bugia, sta dicendo il vero. Questo bambino incomincia a essere irrequieto e invece di ottenere giustizia per quanto lui ha subito, lui viene preso, viene ricoverato in un reparto di neuropsichiatria infantile, appunto di Brescia, e lì ci rimane per parecchio tempo. Dopodiché viene preso e portato di forza in una casa famiglia, in una comunità per bambini problematici. Ora lui è diventato un bambino problematico. Lo è diventato, ovviamente, perché protesta, perché ognuno di noi protesterebbe nei confronti di un torto così pesante subito. Per cui ascolto i bambini. È molto importante, se si vuole, se gli addetti ai lavori vogliono aiutare questi bambini, non è col farmaco o con i farmaci che si risolvono le problematiche, ma è con l'ascolto soprattutto dei bambini e con l'aiuto soprattutto della famiglia, la quale molto spesso è, tra virgolette, colpevole della situazione del bambino. E per quanto riguarda una nuova malattia, un nuovo disturbo, si chiamano DSA, disturbi specifici dell'apprendimento, quello che poi viene chiamato disgrafia, discalculia, dislessia e tutti i dis possibili e immaginabili. Si arriva al paradosso che questi bambini vengono presi e isolati e il paradosso è che il bambino in quel momento cambia e si sente speciale. Non sa ancora che sta per diventare un handicappato, ma si sente speciale perché si considera quasi un privilegiato, a cui viene permesso di usare un computer piuttosto che usare la scrittura manuale. E questo vuol dire stigmatizzare il bambino probabilmente per il resto della sua vita. E questo privilegio che lui pensa di avere si trasforma molto presto in un handicap che non sapremo dove andremo a finire con questo handicap. Non sapremo che strada farà questo bambino riguardo a questa stigma che gli è stata messa. L'etichetta psichiatrica. La cosa peggiore che ci stanno facendo a noi tutti, bambini compresi, è quella di toglierci la responsabilità per quello che noi stessi stiamo creando. La nostra responsabilità per la nostra condizione è la cosa più importante che noi abbiamo, sia che questa sia positiva o negativa. Una volta chi si giocava lo stipendio nella bisca clandestina nei sotterranei di qualche bar veniva considerato un incosciente. Oggi chi si gioca tutto lo stipendio alle macchinette, mangia soldi che ormai sono dappertutto, però attenzione con la dicitura giocare con responsabilità, che è veramente un atto di ipocrisia assoluto, no? È la stessa scritta che c'è sulle sigarette,
compra le sigarette, ma il tabacco uccide. Neanche può uccidere, uccide. È la stessa dicitura che c'è sulle bottiglie di alcolici, sulla pubblicità riguardante alcolici. Bevi con responsabilità. Che nessuno saprà mai che cosa vuol dire. Ma la cosa più importante è che ci stanno togliendo la cosa più preziosa che noi abbiamo, la responsabilità di quello che facciamo. Per cui ogni disfunzione, c'è una cosa terribile che ho sentito in questi giorni. La pedofilia sta diventando un orientamento sessuale. C'è da strapparsi i capelli a questo. Però il declino dei valori, il declino della famiglia, il declino delle cose essenziali che ci portano avanti la vita, li stanno veramente distruggendo. Una volta un pedofilo era e dovrebbe essere considerato un delinquente, non un malato, un delinquente. Un delinquente che non è capace a trattenere i suoi impulsi. Così come un irresponsabile è quello che si gioca tutti i soldi mandando in malora la famiglia. Così come un irresponsabile è quello che si beve 10 spritz e poi si mette alla guida e magari distrugge una famiglia andando contro mano. Togliendoci la responsabilità diventiamo tutti quanti preda dei geni. I geni che ci impongono di fare delle cose che fondamentalmente non vorremmo fare, ma dobbiamo farle, perché c'è questo gene che ci impone la cosa. E stranamente poi si aprono delle cliniche. A Bolzano, se non sbaglio, ce n'è una aperta da tanto tempo, che cura quelli che sono cosiddetti malati di gioco compulsivo, una delle malattie del DSM. Se volete leggere il DSM, leggerlo dal punto di vista umoristico, vedrete che sicuramente non vi conosco tutti quanti, ma ognuno di voi troverà 30 disturbi mentali di cui è malato. Lo scommetto al buio, ognuno di voi, ognuno di noi, per carità. Ed è la cosa più importante che ci stanno facendo, e la stanno facendo ai bambini. Per cui un bambino che esce dalla norma è un malato da curare. E questo non fa altro che aumentare il business delle multinazionali del farmaco, delle cliniche preposte a questo, delle case famiglia e delle comunità per minori con, tra virgolette, problemi psichiatrici. Io termino qui, vi ringrazio per avermi ascoltato e passo la parola di nuovo alla signora Mogna, che continuiamo con i miei compagni di viaggio. Noi lavoriamo spesso insieme in pool, ognuno fa una parte e cerchiamo di raggiungere un obiettivo che tutti quanti qui con ruoli diversi ci siamo preposti. Se ognuno di noi pensasse che non ce la faremo, andremo a fare qualche cos'altro, magari di più divertente. Ognuno di noi, io lo so, pensa che vinceremo, o meglio, stiamo vincendo, perché le cose stanno cambiando. Questa è la parte migliore del nostro futuro, le cose stanno cambiando. Gli addetti ai lavori stanno incominciando a prendersi una responsabilità che prima non avevano. Stanno incominciando a vedere che le cose non erano proprio come gli era stato detto. Grazie ancora.